Vogliamo, miei cari, riaprire il libro dei Salmi insieme e vogliamo leggere il Salmo 105, anche se non lo vedremo tutto questa sera. Un Salmo molto bello, tutti i Salmi sono belli chiaramente, ma di diversa natura, come abbiamo avuto modo di vedere. Ci sono Salmi di supplica, di richiesta di aiuto, di soccorso, salmi di lode, salmi di adorazione, salmi di ringraziamento, ma anche salmi, io li intitolerei rievocativi, cioè salmi che ricordano degli eventi particolari della storia di Israele. E tutto il Salmo 105 rievoca due o tre eventi molto particolari che vedono protagonisti due personaggi. E se il Signore vuole, non credo che in due meditazioni potremo vedere il tutto, magari tre o quattro, vedremo questi due personaggi, ma non la loro vita, ma gli eventi che descrivono questi eventi particolari che hanno visto protagonisti questi personaggi. In realtà i personaggi sono tre, si parla di Abramo, si parla di Giuseppe e si parla di Mosè. Questi sono i tre personaggi del Salmo 105. E il salmista rievoca degli eventi particolari che hanno segnato la vita di questi uomini di Dio, a partire proprio dagli albori del popolo di Israele, ovvero dal primo patriarca, ovvero Abramo. Ma vogliamo leggere fino al versetto 16, questo Salmo, versetto 1 fino al versetto 16. Celebrate il Signore, invocate il suo nome, fate conoscere i suoi prodigi tra i popoli. Cantate e salmeggiate a lui, meditate su tutte le sue meraviglie. Esultate per il suo santo nome, gioisca il cuore di quanti cercano il Signore. Cercate il Signore e la sua forza, cercate sempre il suo volto. Ricordatevi dei prodigi fatti da lui, dei suoi miracoli, dei giudizi della sua bocca. Voi, figli di Abramo, suo servo, discendenza di Giacobbe, suoi eletti. Egli, il Signore, è il nostro Dio. I suoi giudizi si estendono su tutta la terra. Egli si ricorda per sempre del suo patto, della parola da lui data per mille generazioni, del patto che fece con Abramo, questo è il primo personaggio del Salmo 105, del giuramento che fece a Isacco, viene menzionato anche Isacco, che confermò a Giacobbe come uno statuto a Israele, come un patto eterno, dicendo: ti darò il paese di Canaan come vostra eredità. Non erano allora che poca gente, pochissimi e stranieri nel paese, e andavano da una nazione all'altra, da un regno a un altro popolo. Egli non permise che alcuno li opprimesse, per amor loro castigò dei re, dicendo: non toccate i miei unti, non fate alcun male ai miei profeti. Poi chiamò la carestia nel paese e fece mancare il pane che li sostentava. Allora possiamo renderci conto di come questo Salmo vuole proprio ricordare come è nato il popolo di Israele e il miracolo che il Signore ha operato in questo popolo. È bello vedere proprio come il salmista evidenzia la fedeltà di Dio, evidenzia il fatto che lui è il garante delle sue promesse e che lui mantiene la parola data. Quanto è vero che la parola di Dio è ben diversa dalla parola dell'uomo, dalla parola che noi possiamo dare. Noi non possiamo garantire su nulla, noi non possiamo dire per certo al 100% adempirò quello che ho detto. Ma il Signore invece lo può dire. Nel libro di Isaia è scritto che Dio parla e manda la sua parola ad effetto. Qualunque essa sia, quando egli ha parlato, Dio manda la sua parola ad effetto. E crediamolo, fratelli e sorelle, che anche quando noi predichiamo il Vangelo, qui esulo un attimo dal Salmo 105, c'è un effetto. Anche se l'uomo dice no al Vangelo, c'è un effetto. E l'effetto può essere l'allontanamento di quella persona dal Vangelo. Ma quando noi predichiamo il Vangelo, predichiamo la parola,
la persona che riceve questa parola non rimarrà mai come lo stato iniziale di quando l'ha ascoltata. O si avvicinerà o si ribellerà ancora di più, ma non sarà mai neutrale, perché Dio manda la sua parola ad effetto e non torna a lui a vuoto. Un risultato c'è, positivo o negativo che sia, ma un risultato c'è sempre. Allora, tornando al Salmo 105, è bello vedere come nei primi 5 versetti abbiamo una serie, una sequela proprio di esortazioni che il salmista ci rivolge, esortazioni che abbiamo già avuto modo di osservare anche nei salmi precedenti. Soltanto nel primo versetto abbiamo 3 esortazioni: celebrate il Signore, invocate il suo nome, fate conoscere i suoi prodigi tra i popoli. Sono 3 esortazioni unite ma nello stesso tempo distinte. Celebrare il Signore, abbiamo avuto modo di vederlo, ha a che fare propriamente con la lode, con un atteggiamento di lode nei suoi confronti, che dimostra proprio la gioia e l'allegrezza che un figliuolo di Dio deve mostrare nel momento in cui si rende conto ed è consapevole di chi lui è. Se noi tenessimo continuamente conto del fatto che siamo stati strappati dalla morte eterna, che siamo stati strappati da un destino di perdizione per essere predestinati alla gloria, allora ci rendiamo conto di quanti motivi noi abbiamo veramente per gioire nel Signore. Invocate il suo nome. Che cos'è? E questo è un termine che abbiamo incontrato molte volte. Che cos'è un'invocazione? Un'invocazione avviene nel momento in cui si chiede aiuto. L'invocazione non è propriamente la lode o l'adorazione nei confronti di Dio, ma è chiedere a Lui il suo soccorso. Vi ricordate quando Simon Pietro stava sprofondando nelle acque, stava annegando praticamente? Che cos'è che disse? La preghiera più corta che noi abbiamo nella Bibbia: Signore, salvami. Signore, salvami. Questa è un'invocazione. E quando nella lettera ai Romani noi troviamo scritto: chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato, cosa vuol dire quel chiunque avrà invocato il nome del Signore? Ti devi trovare nello stato di Pietro. Devi essere consapevole che tu stai sprofondando nel fango del peccato e l'unico che ti può tirare fuori è il Signore. E allora uno che cosa dice? Salvami, perché non ce la faccio da solo. Non riesco ad uscire fuori da questo pantano. Solo tu mi puoi salvare, perché so chi sono. E proprio per il fatto che so chi sono, mi appello a te, grido a te, invoco te. Questa è un'invocazione. E io mi posso immaginare se noi ci trovassimo in una situazione come quella di Pietro, vero? Che magari stiamo nuotando ad un certo punto, non lo so, succede qualcosa e sprofondiamo, stiamo annegando. La prima cosa che facciamo cos'è? Gridare aiuto. L'istinto di sopravvivenza ci invita a questo, chiedere aiuto. Spiritualmente parlando, noi stavamo annegando senza nessuna speranza, senza che nessuno al di fuori del Signore potesse tirarci fuori da quello stato. Ad un certo punto, noi, quando abbiamo detto Signore salvami, quando ci siamo resi conto di chi noi veramente eravamo, questa è un'invocazione. E chiunque invoca il nome del Signore perché è consapevole di chi è ed è consapevole che solo il Signore lo può salvare da quella situazione, allora lui sarà salvato. E poi fate conoscere i suoi prodigi tra i popoli. Quindi la testimonianza. Qui abbiamo una forte esortazione alla testimonianza. Qui si parla in un termine universale, si parla addirittura di nazioni, di popoli. E abbiamo visto come queste parole abbiano una connotazione precisa di quando effettivamente Israele sarà testimone davanti alle nazioni e le nazioni seguiranno Israele, quando il Signore Gesù stabilirà il suo regno qui su questa terra. Ma nel nostro piccolo noi siamo chiamati a raccontare, più volte abbiamo visto nei Salmi questa pressante esortazione, fare conoscere a coloro che ci stanno intorno, non a nazioni intere, ma a coloro che ci stanno intorno,
quelle che sono le meraviglie e i prodigi del Signore. Non soltanto, ma nel versetto 2 ci viene anche detto che non soltanto noi dobbiamo o siamo chiamati a raccontare i prodigi di Dio, ma anche a meditare su di essi. Molto spesso magari corriamo il rischio di dire: Signore, ti ringrazio per questo miracolo, per questo tuo intervento, e poi tutto passa nel dimenticatoio. Invece il salmista ci invita a meditare sull'intervento di Dio, a meditare sul perché Dio è intervenuto in quel modo e per poi lodarlo e adorarlo. Abbiamo visto più volte il termine di meditazione. Gli ebrei intendono per meditazione un continuare a rileggere la stessa frase fino a memorizzarla perfettamente. Infatti, quando loro meditano l'Antico Testamento, per leggere un capitolo ci mettono un sacco di tempo, perché continuano fino a che quella frase, quel capitolo, non gli rimane scolpito nella mente. Ebbene, noi non è che dobbiamo fare nello stesso modo, però meditare in questo caso non dice sulla parola, ma sulle meraviglie di Dio, vuol dire riflettere e dire: Signore, perché sei intervenuto in quel modo? Ti ringrazio per averlo fatto. E meditare su questi interventi prodigiosi del Signore. Il versetto 3 ci parla della gioia del figliuolo di Dio: esultate per il suo santo nome. Noi siamo chiamati a gioire, fratelli e sorelle, quando Dio agisce nelle nostre vite, ha già agito in un modo potente, ve lo ricordavo, strappandoci da un destino di perdizione. Ma l'oggetto, in questo caso, della gioia e dell'esultanza è il nome del Signore. Esultate per il suo santo nome, ovvero per la sua persona. Dobbiamo renderci conto di questo. Dio è degno di essere lodato e adorato indipendentemente da quello che Lui ha fatto. Lui è degno di essere lodato e adorato perché è Dio, perché Lui è glorioso, perché Lui è perfetto. Se lo ricorda il salmista, la vostra gioia, a prescindere dai suoi prodigi, è nel suo nome. Poi il Signore, ovviamente, nel suo amore, perché Egli è amore, ci ha amati di un amore immenso, lo ha dimostrato concretamente, ma Lui è degno di essere adorato al prescindere dalle sue azioni. Lui è degno di lode e adorazione perché è Dio, perché è il creatore dei cieli e della terra, perché è il santo. Ecco perché è degno di essere adorato. Poi noi certamente possiamo aggiungere tutti quei prodigi, quei miracoli, quegli interventi spirituali, materiali che Lui ha compiuto nella nostra vita e continua a compiere. Ma ricordiamoci che primariamente noi adoriamo Dio per chi è Lui, per la sua persona. E la nostra gioia è nel suo santo nome. E noi sappiamo che nella Bibbia il nome raggruppa la persona di un individuo. Per gli ebrei dare il nome ai propri figli era un qualcosa di molto molto importante, perché abbiamo diversi esempi nella scrittura come il nome dato ad alcuni figli ha segnato il loro destino. Ovviamente il tutto era guidato dal Signore, ma il nome, per quanto concerne la persona di Dio, racchiude tutte le sue caratteristiche, tutte le sue perfezioni. Gioisca, quindi si parla ancora di gioia, il cuore di quanti cercano il Signore. Quindi qui si parla proprio di una attività, si parla di un comportamento attivo che noi siamo chiamati a fare. Cosa vuol dire cercare il Signore? Vuol dire cercare la sua volontà, cercare il suo pensiero. Più avanti è scritto di cercare il suo volto, il suo volto favorevole. È bello vedere proprio nella classica formula di benedizione, come viene chiamata in Numeri capitolo 6, come si parla del volto del Signore che risplende, sia il tuo volto, sia tu, Signore, propizio nei nostri confronti. Ma come fa il Signore ad essere propizio verso di noi? Soltanto se noi seguiamo la sua volontà. Allora il Signore sarà propizio, altrimenti non sarà propizio. Allora ecco che qui
abbiamo questo forte monito da parte del salmista di cercare il Signore, cioè di cercare sempre il suo pensiero. Non conta quello che noi pensiamo, non c'entra quello che noi possiamo pensare nella nostra razionalità. Ciò che conta è solo il pensiero di Dio. Questo è un concetto che il mondo non vuole ascoltare, che il mondo rigetta, perché ognuno è giudice di se stesso, ognuno gestisce la sua vita come vuole. Questo è quello che ci viene insegnato dal mondo. La vita è la tua e fai quello che vuoi, basta che non fai del male a me. Poi tu puoi fare quello che vuoi. Questa è la filosofia del mondo. Ma non è la filosofia che abbiamo nella Bibbia. L'unico pensiero valido e autorevole è sempre quello del Signore. Ecco perché nel versetto 4 viene rafforzato il tutto, quando dice il salmista: cercate il Signore e la sua forza, proprio per il fatto che siamo fragili. Quindi noi possiamo fare determinate cose perché è il Signore che ci dà la forza, ma noi siamo chiamati anche a chiedergliela. Cercate sempre il suo volto, proprio quello che dicevamo prima, sempre a proposito del cercare il Signore. Ricordatevi, e qui adesso stiamo entrando in questo ricordo che il salmista evidenzia in questo salmo, ricordatevi dei prodigi fatti da lui, dei suoi miracoli e dei giudizi della sua bocca. Chiaramente queste parole sono rivolte in modo specifico agli ebrei, perché il salmista qui si sta rivolgendo proprio al popolo di Israele, agli ebrei, di ricordarsi di tutti quei prodigi che Dio ha operato per Israele. È ovvio che in senso lato noi possiamo certamente prendere questa esortazione e dire che siamo chiamati anche noi a ricordarci di tutti quei prodigi che Dio ha compiuto nei nostri confronti. E allora si inizia a parlare proprio dei patriarchi. I patriarchi, la vita dei patriarchi occupa la maggior parte del libro della Genesi, dal capitolo 12 fino al capitolo 50 ci viene parlato di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Il libro della Genesi termina con la morte di Giacobbe e poi con la morte di Giuseppe. E sono una bella fetta del libro della Genesi. Allora, qui il Signore si rivela nuovamente, o il salmista ricorda, che il Signore è Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Non è mai scritto da nessuna parte che il Signore è Dio di Ismaele. Non c'è mai scritto. Anche se Ismaele fu il primogenito di Abramo. Ma egli è il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, perché in questi tre personaggi è raggruppato o viene descritto un patto specifico che Dio ha fatto solo con Israele. Un patto di cui Dio si è reso garante ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe, che sono appunto i tre patriarchi. Ecco perché il salmista nel versetto 8 dice: egli si ricorda per sempre del suo patto, della parola da lui data per mille generazioni, del patto che fece con Abramo, del giuramento che fece Isacco, che confermò a Giacobbe come uno statuto, a Israele come un patto eterno, dicendo: ti darò il paese di Canaan come vostra eredità. E vogliamo andare a vedere qualche brano in merito. Genesi capitolo 15. Genesi capitolo 15, ormai è già da tempo che Abramo era stato chiamato fuori da Ur dei Caldei, però fino a questo momento Abramo ancora era dubbioso sul fatto di avere un figlio. Era molto dubbioso Abramo. E allora leggiamo proprio il primo versetto. Dopo questi fatti, la parola del Signore fu rivolta in visione ad Abramo dicendo: non temere Abramo, io sono il tuo scudo e la tua ricompensa sarà grandissima. Abramo disse: Signore Dio, che mi darai? Poiché io me ne vado senza figli e l'erede della mia casa è Eliezer di Damasco.
E Abramo soggiunse: tu non mi hai dato discendenza. Ecco, uno schiavo nato in casa mia sarà mio erede. Allora la parola del Signore gli fu rivolta dicendo: questi non sarà tuo erede, ma colui che nascerà da te sarà tuo erede. Poi lo condusse fuori e gli disse: guarda il cielo e conta le stelle, se le puoi contare. E soggiunse: tale sarà la tua discendenza. Egli credette al Signore che gli contò questo come giustizia. Ed è la prima volta in cui è scritto che Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto come giustizia. Sono le stesse parole che l'apostolo Paolo proprio citerà parlando di Abramo in Romani capitolo 4. Allora, qui vediamo come il Signore promette ad Abramo una discendenza numerosissima. Dice: come le stelle del cielo. E se consideriamo che Abramo, proprio perché gli fu cambiato il nome, divenne padre di una moltitudine di nazioni, queste moltitudini di nazioni non sono soltanto poi le discendenze anche di Ismaele e via dicendo, ma nell'Epistola ai Galati l'apostolo Paolo dice che egli è padre di una moltitudine di nazioni per il fatto che è il padre della fede, cioè anche nostro padre, anche padre dei gentili, visto in un senso spirituale, proprio per il fatto che lui è il padre della fede. E qui il Signore proprio gli garantisce questo, anche se Abramo non ci credeva, lo dice chiaramente. Dice: Signore, tu non mi hai dato un figlio. Lo dice nei versetti precedenti. Mi hai detto che me lo davi, ma non me l'hai dato. E allora vorrà dire che tutto quello che io ho sarà del capo dei miei servi, Eliezer di Damasco. Di fronte a queste parole piene di dubbio, diciamolo pure anche di incredulità, un'incredulità che poi viene ripetuta anche nel capitolo 17, quando addirittura Abramo ride del fatto che avrà un figlio, il Signore non torna indietro, ma dice: no Abramo, tu avrai un figlio. La fedeltà di Dio, qui abbiamo una grande lezione, non è mai frenata dalla nostra incredulità, mai frenata. Paradossalmente, potremmo anche non credere, ad esempio, che il Signore Gesù verrà per prendere la sua Chiesa. Un grave atto di incredulità, perché è una promessa di Dio. Ma questa promessa ci sarà, a prescindere che io ci creda o non ci creda. Questa promessa sarà adempiuta dal Signore, perché è Lui che l'ha detto, è Lui che l'ha promesso. E allora il Signore mi ricorda che la sua fedeltà è tale perché Dio è fedele, ma non è proporzionata, non è dovuta a quelli che possono essere gli atteggiamenti dell'uomo stesso. E qui abbiamo un esempio chiaro di come il Signore ha stabilito un chiaro patto nei confronti di Abramo. Adesso non andiamo a leggere poi gli altri brani, ma le stesse cose vengono ribadite a Isacco e le stesse cose vengono ribadite a Giacobbe e le stesse cose vengono ribadite a tutte le generazioni successive. Perché era un qualcosa, era una promessa che veniva tramandata oralmente. E nel libro del Deuteronomio è scritto che i genitori, soprattutto i padri, avevano proprio questo compito di trasmettere oralmente tutti gli insegnamenti del Signore, ma non soltanto la legge, ma anche le promesse, anche il patto che Dio aveva fatto, in modo tale che poi i propri figli li potevano insegnare ai loro figli. E quindi c'era proprio questa tramandazione orale. Qui si parla nel versetto 8 addirittura di 1000 generazioni, no? Cioè vuol dire per molte discendenze, per molte discendenze. Allora, nel versetto 12 vediamo come il salmista parte con un paradosso. Qual è questo paradosso? Inizialmente non erano che poca gente. E quanti erano? Ci viene detto, mi pare nel primo capitolo dell'Esodo, che in Egitto quante persone ci entravano? Una settantina. Stefano parla di 75 persone, ma comunque siamo lì, il numero è quello. Quindi possiamo immaginare un gruppetto di 70 persone, confronto
agli eserciti, alle nazioni che c'erano allora. Israele non fu la prima nazione nata, eh? Ce n'erano già prima di Israele, c'era già Babilonia, prima di Israele, c'era già Babilonia. Ma il Signore, l'abbiamo letto in un salmo, che cosa dice? Tu Israele sei il mio primogenito. Che cosa vuol dire? Non che Israele fosse la prima nazione creata dal Signore, formata dal Signore, ma perché Israele è superiore alle altre nazioni. Perché è il popolo scelto da Dio e questa sua scelta è insindacabile. Dio ha scelto Israele ed è un dato di fatto. Dice il salmista che erano pochissimi stranieri nel paese, andavano da una nazione all'altra, quindi erano nomadi, non avevano una meta precisa, da un regno ad un altro popolo. L'autore della lettera agli ebrei, vi ricordate, parlando di Abramo, lui che è visto come un forestiero, un pellegrino in terra straniera, viene descritto proprio come un nomade, non aveva una meta precisa, un luogo preciso, e lui si spostava da una parte e dall'altra come il Signore gli indicava. Ma che cosa aspettava Abramo? Questo è qualcosa di veramente toccante e commovente. Pensate, un uomo vissuto millenni fa, con una conoscenza che non può essere paragonata alla conoscenza che abbiamo noi oggi. Ma l'autore della lettera agli ebrei dice che lui aspettava la Gerusalemme celeste, l'unica città costruita da Dio in persona. Nessun uomo può mettere mano nella Gerusalemme celeste. Quanto è bello questo. Persino la Gerusalemme terrena, la Gerusalemme che ci sarà ai tempi del Signore Gesù, quale re su questa terra, sarà riedificata da uomini. Dio vorrà che Gerusalemme sia riedificata, ma saranno gli uomini a costruirla. Ma la Gerusalemme celeste, si dice l'autore agli ebrei, che l'unico architetto e costruttore è Dio. E Abramo stava aspettando questa città. Non possiamo spiegare in che modo la stava aspettando. Forse una rivelazione di cui non ci viene parlato in Genesi, non lo so. Ma sta scritto che Abramo aspettava la Gerusalemme celeste. Così come non possiamo capire quando l'autore della lettera agli ebrei dice che Mosè stimò gli oltraggi di Cristo, ma come un uomo vissuto, adesso non so quantificare, ma quanti secoli prima del Signore Gesù, forse 1500 anni prima di Cristo, e dice stimò gli oltraggi di Cristo superiori alle ricchezze di Egitto. Ci troviamo di fronte a qualcosa di veramente grandioso e impressionante. Allora qual era il pericolo? Il pericolo era che con tutte le nazioni che c'erano, perché ce n'erano, di nazioni in quel territorio, stavo parlando di Canaan, stiamo parlando di una zona dove c'erano i Cananei, i Ferezei, gli Ivei, i Gebusei, c'erano tante popolazioni lì. E tutte erano pagani, idolatri, ed erano dei guerrieri esperti, combattevano già da tempo. Potevano, umanamente parlando, farne un boccone di questo gruppetto di persone. Però ci viene detto qui nel versetto 14 che egli non permise che alcuno li opprimesse e per amor loro castigò dei re. Notate una cosa interessante, dicendo non toccate i miei unti e non fate alcun male ai miei profeti. Poi dice al versetto 16, poi chiamò la carestia nel paese. Allora qui il salmista sta facendo un resoconto cronologico di alcuni eventi. Allora, il versetto 16 è chiaramente identificabile. Si parla della carestia che colpì tutto il territorio dove viveva Giacobbe e i propri figli. E infatti Giacobbe che cosa chiese? Andate in Egitto a vedere se c'hanno del pane, perché qui stiamo morendo di fame. C'era una grave carestia. E difatti dopo si parla di Giuseppe, di come Dio ha usato quest'uomo sia per il bene dell'Egitto e sia per il bene della sua stessa famiglia. Allora, a quale fatto di Genesi si fa riferimento quando nel versetto 14 dice non permise che alcuno li opprimesse e per amor loro castigò dei re? Non so se sbaglio, ma credo che l'unico evento in Genesi che sia precedente alla vita di Giuseppe dove abbiamo un combattimento con dei re è in Genesi 14.
E allora vogliamo andare a leggere, e qui il protagonista è proprio Abramo, Genesi capitolo 14, ovvero un capitolo prima di quello che noi abbiamo letto prima, e possiamo leggere dal versetto 10. La valle di Siddim era piena di pozzi di bitume. I re di Sodoma e di Gomorra si diedero alla fuga e vi caddero dentro. Quelli che scamparono fuggirono al monte. I vincitori presero tutte le ricchezze di Sodoma e di Gomorra, tutti i loro viveri, e se ne andarono. Andandosene, presero anche Lot, figlio del fratello di Abramo, con i suoi beni. Lot abitava infatti a Sodoma. Ma uno degli scampati venne a informare Abramo l'ebreo che abitava alle querce di Mamre, l'amoreo, fratello di Escol e fratello di Aner, i quali avevano fatto alleanza con Abramo. Abramo, come ebbe udito che suo fratello era stato fatto prigioniero, armò 318 dei suoi più fidati servi nati in casa sua e inseguì i re fino ad Dan, divisa la sua schiera per assalirli di notte. Egli con i suoi servi li sconfisse e li inseguì fino a Coba, che è a sinistra di Damasco. Recuperò così tutti i beni e ricondusse pure Lot, suo fratello, con i suoi beni e anche le donne e il popolo. Il salmista ci dice che per amore dei suoi unti Dio ha castigato dei re. Però nella vita di Isacco non vediamo dei re castigati. Nella vita di Giacobbe non vediamo dei re castigati, anzi, semmai vediamo un re pagano che è stato salvato dal Signore, ovvero il Faraone, salvato dalla carestia e da tutto quello che sarebbe capitato. Sinceramente, l'unico evento in Genesi in cui vedo un combattimento con dei re, il cui protagonista è un patriarca, è proprio questo, in Genesi 14. E qui era successo veramente un fatto veramente doloroso, perché il nipote di Abramo, cioè Lot, anche se viene chiamato fratello, ma sappiamo che tra gli ebrei ci si chiamava fratelli proprio in virtù del legame di sangue. Noi in Italia non abbiamo questa abitudine, ma anche ad esempio se noi ascoltiamo i fratelli e sorelle di colore, tutti si chiamano fratelli, anche se non sono credenti, proprio nella loro abitudine, nella loro cultura. In Israele era un dato di fatto. L'Apostolo Paolo parla di suoi fratelli, in Romani 9, pur parlando di un Israele incredulo. Dice, miei fratelli secondo la carne. Quindi Lot era nipote di Abramo, ma Abramo per Abramo era come se fosse suo fratello. Ed era stato fatto prigioniero. Lot sappiamo che ha commesso un grave sbaglio nel abitare nelle pianure di Sodoma, anche se era una pianura fertile, una pianura irrigata, ma egli è stato ingannato dalla concupiscenza dei suoi occhi. Ci ricordiamo dell'evento, della vicenda di quando Abramo e Lot si separano. Anche se Abramo aveva il diritto di scelta, essendo il più anziano, però dice, scegli tu Lot, dove vai tu non andrò io, se tu vai a destra io andrò a sinistra, se tu vai a sinistra io andrò a destra. E Lot purtroppo fece una cattiva scelta, pur sapendo, perché fu una cattiva scelta, perché sapeva che in quel territorio c'erano gli uomini più perversi del paese. Egli non si comportò come il salmista nel Salmo 1, quando dice «Beato l'uomo che non segue il consiglio degli empi, che non si siede con gli schernitori» e via dicendo. Lì Lot fu ingannato dalla concupiscenza dei suoi occhi. Però Abramo amava Lot. È bello vedere come quest'uomo, nonostante il litigio, anche se non provocato direttamente da loro, ma dai loro servi, Abramo amava Lot e lo amava profondamente, pronto anche a dare la sua vita, se fosse stato il caso, per salvare Lot dalle mani di quegli uomini perversi. Sappiamo fino a che punto, vero, arrivava la perversione dei sodomiti. Ci ricordiamo quando il Signore decreta il giudizio di distruzione su Sodoma, addirittura questi abitanti che vanno da Lot perché vogliono abusare dei suoi ospiti e non sapevano che erano angeli. Una perversione veramente impressionante. E allora che cosa fa Abramo? Arma 318 servi.
Cioè, non è che stiamo parlando di soldati esperti, non stiamo parlando di guerrieri forti in battaglia, di prodi, di valorosi, di servi. Il loro compito era quello di servire la famiglia di Abramo, di magari portare al pascolo le sue mandri, il suo bestiame, ma magari non avevano mai imbracciato una spada. Erano servi, non erano guerrieri. Ebbene, questi 318 servi, capeggiati da Abramo, inseguono tutta quella schiera nemica e con un abile piano strategico di battaglia, notate, abbiamo letto nel versetto 15 che le schiere si dividono in due gruppi e assalgono di notte, non di giorno, assalgono di notte. Abramo non era vero un pivellino, come si suol dire, non era un ingenuo. Abramo sapeva il suo che cosa doveva fare, anche perché certamente era sorretto dalla potenza del Signore. Pensate, Abramo con 318 servi riesce a sconfiggere tutti questi re. Ma qui siamo veramente ai livelli di Davide. Ma qui non stiamo... Ma Davide però era un guerriero. Qui stiamo parlando di Abramo. Abramo non era un guerriero. Era un uomo ricco, molto ricco, ma non era un guerriero. E nemmeno i suoi servi erano guerrieri. Chi combatteva per loro? Il Signore. Ed ecco perché il salmista dice: per amore loro io ho castigato dei re. E qui abbiamo una rivelazione, fratelli e sorelle, che non abbiamo in Genesi. Ecco perché è bello leggere tutta la Bibbia e non soltanto una parte. Che cos'è che disse il Signore? E qui il salmista riporta proprio una parola del Signore che ha detto lui: non toccate i miei unti e non fate alcun male ai miei profeti. Voi non toccherete i miei unti e non farete del male ai miei profeti, perché sono io a proteggerli. E stiamo parlando di un periodo che è antecedente alla carestia che poi ha visto protagonista Giuseppe. Il Signore si è comportato così. Abramo non poteva terminare la sua vita in Genesi 14. Perché non poteva terminarla? Perché ancora Isacco non c'era. Non c'era ancora Isacco. Isacco nascerà 3 capitoli dopo. Ecco perché non poteva terminare la vita di Abramo. E il Signore ha protetto il suo unto. Ha protetto colui che lui ha scelto. Abramo è il protagonista di un'elezione specifica di Dio per un piano che è impressionante, la cui portata è impressionante. Dio ha scelto un uomo in modo tale che la benedizione verso Abramo si estendesse non soltanto a Israele, ma a tutti coloro che avrebbero creduto come Abramo. Ed è questo qualcosa di impressionante. Tutto parte da lì, tutto parte dalla scelta di Abramo, dalla scelta di Dio nei confronti di Abramo, di un uomo. Ed il Signore ha promesso: io benedirò tutti coloro che saranno caratterizzati dalla stessa fede di Abramo, ovvero anche i gentili. Anche noi, fratelli e sorelle, anche se non facciamo parte di Israele, anche se non avevamo parte a niente, niente noi avevamo, ma il Signore ha fatto in modo di inglobarci nel suo piano straordinario. Quanto è bello, ebrei e gentili uniti in un solo corpo. Abramo è il padre della fede, sì, ma non soltanto di Israele, ma anche dei gentili. Oggi noi comprendiamo questo. Proviamo ad andare indietro un attimo di 2000 anni, a essere nei panni di Pietro, di Paolo, che insegnavano questo degli ebrei. Proviamo un attimino ad immaginarci. Degli ebrei che si devono sentire dire: come? Abramo è padre anche dei gentili? Ma tu sei impazzito. Sì, spiritualmente parlando, sì. Lui è il padre di una moltitudine di nazioni, e in queste nazioni entrano anche i gentili, in un senso spirituale, non in un senso carnale, ma in un senso spirituale. Allora è bello vedere, nel terminare, come
il Signore ha protetto Abramo anche da questi pericoli. E poi nel versetto 16, il versetto 16 fa da introduzione ad un altro evento o ad altri eventi che vede protagonista un altro uomo di Dio, che vedremo la prossima volta, Giuseppe. Fratelli e sorelle, io vorrei essere come Giuseppe, un uomo di Dio straordinario, che occupa la maggior parte del libro della Genesi, o una parte molto importante del libro della Genesi. Quando è scritto, poi chiamò la carestia nel paese e fece mancare il pane che gli sostentava. Chi è che fece mancare il pane? Il Signore. Fu lui a farlo. Perché? Perché c'era un progetto. E tutto parte dalla carestia, lo vedremo la prossima volta. Tutto parte da lì. Già Giuseppe in Egitto, già Giuseppe era stato liberato, già Giuseppe fu elevato al secondo uomo del regno. C'è la carestia. Giacobbe dice, qui stiamo morendo di fame, andate in Egitto. Tutto era preordinato da Dio. E Dio inviò una carestia, ma una carestia grave, è scritto. È scritto che non ci fu una carestia come quella ricordata negli annali precedenti. Mancava il pane. E tutte le nazioni andavano in Egitto perché là si stava bene. Anche i fratelli di Giuseppe. È una storia che so che voi conoscete bene, ma se il Signore vuole la vedremo la prossima volta. E allora che veramente possiamo ringraziare il Signore, lodarlo, adorarlo, perché Egli è fedele. Ce lo ricorda ancora il salmista qua. Nonostante la nostra possibile incredulità, ma lui è e rimane fedele. Quanto è bello quando Paolo dice, anche se noi siamo infedeli, lui rimane fedele, perché è fedele alle sue promesse. Ed è bello vedere anche gli esempi che abbiamo di questi uomini, pur con le loro cadute, pur con le loro fragilità, debolezze, ma come Dio li ha protetti per portare avanti un piano che aveva come fulcro né Abramo, né Isacco, né Giacobbe, né Mosè, né Giuseppe, che aveva come fulcro il Signore Gesù. Il Signore Gesù. E gli zampini di Satana non partono dai Vangeli, ma partono da Genesi. Come Satana ha cercato di impedire in tutti i modi, sia la nascita di Israele e sia la nascita del Signore Gesù. Ma nessuno può ingannare il Signore e nessuno può sconfiggere il Signore. Allora che veramente possiamo ringraziare il Signore, anche perché ci ricordano questi fatti importanti, che è vero fanno parte della storia di Israele, ma che hanno una forte ripercussione anche nella nostra esperienza spirituale. A Dio solo vada la gloria. Amen.